insisto e ripeto, quando parliamo di autovalori, io ho dato una definizione, però in realtà per le matrici reali, quando parliamo di autovalori intendiamo le radici e poi le caratteristiche, perché quelle comunque sono autovalori, qualora la matrice A la vediate dal CN a CE. Quindi userò la locuzione autovalori o radici e polinomio caratteristico in maniera assolutamente equivalente, nonostante a termini di definizione, se stiamo, se la matrice è R, N per N, per la definizione che ho dato, se usiamo matrici M che stanno in RN, se la radice invece è polinomio caratteristico stanno in C, gli autovalori non ci sarebbero. Comunque, dicevo, dobbiamo dimostrare la proposizione 3, cioè che A è diagonalizzabile se solo se esiste una base costituita da due vettori di A e tutti gli autovalori di A stanno in K. Lo facciamo nel caso reale, nel caso in C è più facile, cioè nel senso non dobbiamo controllare che tutti gli autovalori stanno in C, ci stanno per forza. C è un campo algebricamente chiuso. Vi ricordo che abbiamo detto per adesso, cioè no, per adesso, d'ora in poi K è uguale a R o C. Ok? Allora, cominciamo a fare un'osservazione. Prendiamo una matrice A diagonale, ma facciamo, vabbè, per adesso siamo ancora in K in generale, KN per N. Diagonale, allora scrivo lambda 1 lambda N 0. Oh, questo non vuol dire, questi lambda 1 e lambda n possono essere tutti, anche questi tutti 0. Ok? Per esempio, vabbè, che se qua lambda 1 e lambda n sono tutti 0, no? La matrice è nulla, ma non è detto che se la matrice ha tutti i autovalori nulli sia nulla. Per esempio basta che sia 0 sulla diagonale, poi sopra la diagonale ci sono elementi diversi a 0, la matrice lo stesso ha autovalori tutti nulli. Comunque, quindi questi possono essere 0, possono essere alcuni, possono essere uguali tra loro. Noi sappiamo solo che fuori dalla diagonale principale ci sono tutti 0 e sulla diagonale principale, siccome l'abbiamo presa in K n per n, ci sono elementi di K. Quindi se siamo in R sono numeri reali, se siamo in C sono numeri complessi. Allora, le conseguenze sono due: 1, lambda 1, lambda n sono gli autovalori di A, e questo è, stavolta sono veramente gli autovalori di A in ogni caso, perché se siamo in Rn questi sono numeri reali per i corpi. E 2, e con 1, cioè i vettori 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e con 2, e con n, cioè 0, 0, 0, 1, cioè la base canonica di K alla n, no? Quello o è Rn o è Cn, questa è la base canonica. Sono autovettori relativi a lambda 1, lambda 2, lambda n, cioè e con i è un autovettore relativo a lambda 1. È banale, perché basta fare, se io faccio, allora, che quali siano gli autovalori, basta fare il determinante del polinomio caratteristico, cioè il determinante di lambda i, fare le radici,
le radici sono ovviamente sulla diagonale, quindi sono lambda 1, lambda 2, lambda n. Poi andiamo a vedere quanto fa A per con I. A per con I significa lambda 1, poi tutti 0, lambda 1, lambda n, mettiamo sulla diagonale 0 fuori, per il vettore 0, 0, 0, poi c'è 1, poi di nuovo tutti 0, e 1 sta al posto iesimo. Ok, allora quando vado a fare questo prodotto, cosa mi viene? Lambda 1, quando faccio il prodotto di ripercorrere, non si scontra con I se I è diverso da 1. L'unico che si scontrerà con I sarà lambda I, e poi ci saranno di nuovo tutti 0. E questo è esattamente lambda I per I con I. Quindi, come avete visto, volendo essere più precisi, ci devo mettere un altro 0 qua e un altro 0 qua, insomma sono tutti 0 tranne lambda I. Quindi, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che A per E con I fa lambda I e con I. Quindi, se la matrice è diagonale, gli autovalori sono quelli che compaiono sulla diagonale e gli autovettori sono la base canonica. Fino a qua c'è poco male. Ok? Quindi, siamo nelle condizioni di poter dimostrare la proposizione dritta. Grazie a questa osservazione. Allora, cominciamo a fare la freccia che va da sinistra verso destra. Allora, noi sappiamo che A è diagonalizzato. Che vuol dire che esiste M appartenente a K, N per N. Facciamo il caso reale qua, così si capisce meglio. Proposizione 3 su R. Invertibile tale che m-1 a m è uguale a lambda 1 lambda n 0 0, cioè è diagonale. Questo che per prima cosa questa è la matrice R n per n, queste sono tutte matrici, questa è la matrice reale. Questa è la matrice reale e questa è la matrice reale, perché questa apparteneva, abbiamo detto che K è uguale a R, quindi questa apparteneva a R, N per N. Quindi, allora, prima ho fatto lambda 1, lambda N devono essere numeri reali, quindi se la matrice è diagonalizzata, gli autovalori con matrici reali, gli autovalori devono essere reali. Secondo fatto, e con 1 e con n sono autovettori di m-1 a m, okay? Ok? Allora prendiamo i vettori m per i con 1, m
peli con n. E moltiplichiamoli per a. A m equal vediamo un po', sì. Questo qua lo posso scrivere come m per m a meno 1 per a m e con 1, o no? Ho semplicemente moltiplicato a sinistra per m a meno 1 e per m. Qua riconosco che questo è una traiettoria di questo, quindi questo era, viene uguale a m lambda e con 1. Ricordate? Che significa che questo è l'autovettore di questa matrice qua? Quella è la diagonale e con 1 era l'autovettore di questa matrice qua. Voleva dire che questo per e con 1 faceva e con 1. Ok? Ma lambda è uno scalare, quindi non è un vettore, quindi lo posso scrivere o qua, ma posso scrivere anche qua. Quindi viene lambda m e con 1. In generale, lo stesso discorso mi dice che a per m e con i è uguale, fate lo stesso ragionamento, viene lambda per m e con i. Quindi io cosa ho scoperto? Ho scoperto che m e con 1, m e con n è una base di autovettori di A. Questa è una base. Perché è una base? Perché se vi ricordate la matrice M era invertibile, quindi portava vettori linearmente indipendenti, cambiamento di base, il vettore linearmente, quella era una base in partenza. Dopo che ci applico M rimane ancora una base. Ok? E questa dimostra una freccia, cioè dimostra che se A è diagonalizzabile su Rn con matrici reali, allora gli autovettori sono reali e deve esistere una base di autovettori di A che sono vettori reali, perché M è reale e con 1 e con n avevano coordinate della base canonica, insomma, quindi reali. Va bene? Adesso andiamo a vedere il viceversa. Vediamo se il viceversa lo riusciamo. Adesso supponiamo che quindi questa era la freccia. Noi abbiamo dimostrato la freccia che andava da sinistra verso destra. Adesso dobbiamo dimostrare la freccia che va da destra verso sinistra. Allora, A è, diciamo, A ha due valori, lambda 1, lambda n, eventualmente ripetuti, numeri reali. Stavolta lo sappiamo per ipotesi. Autoval, facendo autoval. Poi chiamiamo siano q con 1, q con n una base di Rn tale che a q con i sia uguale a lambda i con i, a lambda u con i. Allora, sia M la matrice che ha per colonne allora, sia M la matrice
e A per colonne, le coordinate. Allora, no, una radice di passaggio, meglio. Di passaggio da e con 1 e con n a q con 1 q con n. Allora io dico che m meno 1 a m è uguale a lambda 1 lambda n. Per quale motivo? Qua c'era U, qua c'era la base canonica, la base canonica come la vogliamo indicare? Diciamo B canonica di U. Poi qua c'era le coordinate x, qua c'era A, qua c'era x e qua c'era sempre la base canonica. Base canonica di Rn, U appartenente a Rn, base canonica di Rn, base canonica di Rn e qua c'era Φ di U. Allora, faccio un po' di spazio. Allora, l'idea è, io ho le coordinate le guardo come, è la stessa cosa, il vettore x1, xn, anche qua, questo è x1, xn, è quello che ha coordinate x1, xn, cioè x con 1 per e con 1, x con 2 per e con 2, x con n per e con n. La stessa cosa da quest'altra parte, A già ce l'ho però, e Φ è quello definito da questo diagramma, cioè quello che mi rende commutativo questo diagramma. Adesso cambiamo base. Cambiare base significa prendere l'identità. Questo U soltanto significa considerare la base B, quella U con 1 con n. Non la chiamo B prima perché non c'è bisogno, questa l'ho chiamata B can per dire base canone. Allora qua le coordinate saranno, però cambieranno, saranno esprimo e anche qua facciamo l'identità, quindi questo è sempre Φ di U e qua ripeto c'è la m a meno 1 e qua c'è m. E qua c'è sempre la base B. Però, e qua c'è m a meno 1 a m x primo. Ma io so che Φ di U, quando ci metto U con I, mettiamoci U con I, U con I. Allora qua che coordinate mi vengono? Nella nuova base U con I mi vengono 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 al posto di esimo, no? Perché nella nuova base U con I è proprio l'esimo vettore della base canonica. Della nuova base. È l'esimo vettore della base. Ma io so che Φ di U con I è uguale a lambda con I U con I. Quindi quando applico l'identità qua mi viene lambda con I, U con I. E qua mi deve venire m meno 1 a m per lo stesso vettore dal quale sono partito, per le coordinate iniziali. Qua c'è sempre
0, 0, poi sembra un po' stiesi, qua c'è anche 0, 0, 0, 0, ma questo che vuol dire? Io so che qua mi deve venire 0, 0, 0, lambda con i e poi 0, 0, 0, perché lambda con i u con i, che coordinate ha? Ha tutti i zeri, invece di 1 al posto iesimo c'è lambda con i. Ma affinché sia così, quando io vado a moltiplicare m meno 1 m per questo vettore qua, chi mi viene? Mi viene la iesima colonna, no? I elementi che si scontrano con l'1 al posto iesimo sono gli elementi della iesima colonna di questa matrice. Ma allora vuol dire che la iesima colonna di questa matrice è fatta da 0, 0, 0 e lambda i al posto iesimo. Quando le vado a mettere tutti insieme, ottengo esattamente questa matrice qua, perché sull'iesima colonna ci sono tutti i zeri e lambda i al posto iesimo. Quindi sulla prima ci sarà lambda 1, 0, 0, 0, sulla seconda sarà lambda 2, 0, lambda 2, 0, 0, 0 e così. Quindi ripeto il ragionamento e concludiamo. Se la matrice era diagonalizzabile, allora gli autovalori erano tutti reali, ma in più una volta diagonalizzata i vettori della base canonica erano autovettori. Quindi chi erano gli autovettori di A? Non erano i vettori della base canonica, ma erano m con 1, m con 2, m con 1. L'abbiamo fatto ragionare. Viceversa, se i valori sono tutti reali e se esiste una base fatta di autovettori, prendete m la matrice di passaggio da questa a questa, quindi m di e è la matrice che ha per coordinate, per colonne, le coordinate dei vettori di A, dei vettori di B, della base B. La prima colonna sono le coordinate u con 1, la seconda colonna sono le coordinate u con 2 e così via. Allora, in questo caso, quando andiamo a diagonalizzare, la matrice ovviamente deve venire diagonale, perché nella nuova base noi sappiamo che f di u con i uguale a lambda u con i, lambda i u con i, e quindi esattamente il discorso per cui la matrice associata deve essere diagonale. Vedete, l'immagine del diesimo vettore della base è proporzionale a diesimo vettore della base, e quindi avete che la matrice sarà fatta esattamente in questo modo qua. L'avevo scritto a destra, poi l'ho cancellato, quindi lo vado a ripescare qua sotto. Va bene? Se lo rivedete, se provate a ripeterlo, io mo, diciamo, più semplice di così non lo riesco a fare, però insomma veramente non è un teorema difficile questo qua. Ok, quindi se lo rifate su Cn funziona tutto uguale. L'unica particolarità che non devo controllare è che gli autovalori siano in C, perché ci stanno fuori. È chiaro? Quindi è tutto quanto uguale, soltanto che non c'è una cosa in meno da controllare. Quindi, affinché una matrice sia diagonalizzabile, deve esistere, gli autovalori devono stare in K, e deve esistere una base fatta da autovettori di K. Ok? Questo fatto ha dei corollari, cioè delle condizioni di diagonalizzabilità, in particolar modo in R, ma insomma anche in G. Per esempio, se gli autovalori stanno nel campo e sono tutti distinti, sono n autovalori distinti, allora la matrice è diagonalizzabile per forza. Per quale motivo? Perché ogni autovalore che sta nel campo, insomma, deve avere per forza almeno un autovettore. Poi gli autovettori relativi ad autovalori distinti sono indipendenti. Quindi se sono n distinti, ognuno ha almeno un autovettore, mettete insieme un autovettore per ogni autovalore e fate una base, rientrate in questo teorema qua. Chiaro? Adesso lo scriviamo, sto per descrivere, poi lo scriviamo tutto.
Quindi, un corollario sarà che se io troverò che stanno tutti in K e sono tutti distinti, la matrice è diagonalizzata. Più in generale, se vi ricordate, abbiamo parlato di autospazi. Chi era l'autospazio? Era lo spazio vettoriale degli autovettori relativi al valore lambda unito allo zero. Cioè, prima ci unisco lo zero e quindi diventano spazio vettoriale. Allora, che dimensione ha un autospazio? Se quello di valore lambda ha molteplicità k come radice del polinomio caratteristico, possiamo subito vedere che l'autospazio deve avere dimensione minore o uguale di k. Pertanto, la dimensione dell'autospazio si chiama molteplicità geometrica. Il numero di volte, allora dovete avere il concetto di molteplicità algebrica, se non ce l'avete fate fatica. Allora, se io ho un polinomio che è per esempio lambda meno 3 al quadrato per lambda meno 1, questo c'ha tre radici, 3, 3 e 1, però non sono tre radici distinte, sono 3, 3, 3 compare due volte e 1 compare una volta. Allora si dice che la molteplicità, questo è un polinomio di grado 3, le sue radici sono 1, 3 e 3. Oppure, per abbreviare, si dice, le radici sono 1 e 3. 1 ha molteplicità algebrica 1 e 3 ha molteplicità algebrica 2. Perché 2? Perché lambda meno 3 nella fattorizzazione ci compare 2 volte. Ci siamo? Bene. Allora, quando io vado a scrivere il mio polinomio caratteristico, lo fattorizzo per Ruffini, so che tutte le radici stanno in gap e quindi lo fattorizzo. Avrà radici, stavolta le radici non le chiamo lambda 1, lambda n e possono essere uguali, le chiamerò lambda 1, lambda h e ognuna è distinta dall'altra, però ognuna avrà la sua molteplicità, quindi sarà lambda 1 avrà una certa molteplicità, lambda 2 avrà un'altra molteplicità, queste qua saranno le molteplicità algebriche. Vedremo che questi autovalori, quando vado a fare gli autospazi ci avranno una dimensione, questa dimensione si chiamerà molteplicità geometrica e le molteplicità geometriche saranno sempre minori o uguali delle molteplicità algebriche. Se tutte le molteplicità geometriche coincidono con le molteplicità algebriche, allora la matrice è diagonalizzata. Se no, no. Il caso di prima era un caso particolare, se tutte le molteplicità algebriche sono 1, le molteplicità geometriche sono almeno 1, quindi per forza avete 1 uguale a 1. E quindi devono essere tutte uguali. Adesso andiamo a scrivere tutto ciò. Andiamo a scrivere tutto ciò. E così vediamo un po'. Vabbè, è ancora un bel po' di tempo. Allora, capisco che per mo' è solo teoria, poi non vi preoccupate, faremo un sacco di esercizi. Però è meglio avere un quadro sinottico. Cos'è un quadro sinottico? Una sinossi, cos'è? Un militare non l'aveva fatto. Una visione d'insieme, un quadro complessivo. Su, insieme, ottimo, da ottimo, greco, di su, ok, allora dicevo, proposizione, prendiamo A, una matrice R n per n siano lambda 1, lambda n gli autovalori di A tutti appartenenti a R, per ipotesi, insomma, voglio non tornare per ipotesi
abbia gli autovalori. Stavolta gli autovalori li conto tutti ad n uguali o diversi, quindi anche ripetuti. Lambda 1, lambda n, siano tutti appartenenti a n. E siano si abbia che la domanda appartenente a R e siano tutti distinti. Tutti distinti significa lambda I diverso da lambda J quando I è diverso da J. Oh. Oddio, non mi piace troppo l'italiano, ma insomma, si capisce. Ok, allora A è diagonalizzato. Allora, qui la dimostrazione è facile, però c'è un punto che voglio mettere in luce perché ci servirà parecchio in seguito. Allora, io dico siano U con 1, diciamo U con n, autovettori di Rn, tali che A U con I è uguale a lambda I U con I. Per ogni i che va da 1 a n, cioè per ogni autovalore prendo un autovettore. Dico che, e poi lo dimostriamo dopo, u con 1 u con n è una base di Rn. Se è vera questa affermazione, allora, è una base B, va bene, di Rn. Sia M la matrice di passaggio dalla base canonica AB come precedenza. Allora, per il teorema di prima, allora M meno 1 AM è uguale che dovevo dimostrare io? Che A è diagonalizzato. Beh, sì, lambda 1, lambda N, non pensavo di essermi imbicciato invece. E allora abbiamo diagonalizzato la matrice. Allora ripeto, per ipotesi gli autovalori sono tutti distinti, mi prendo un autovettore per ogni autovalore, ci deve stare per forza, perché A con I meno lambda I con I, A meno lambda I con I, scusate, A determinante uguale a 0, e quindi c'è almeno la soluzione dell'equazione diciamo omogenea relativa a questa matrice, e quindi ci deve stare almeno un vettore che chiamerò U con I, tale che A con I uguale a lambda I con I. Metto questi vettori insieme, questo è un punto non banale. Sono n, siamo in Rn, se sono indipendenti sono la base, ma se sono dipendenti no. Ci siamo fino a qua. Io dico che sono una base. Allora, se sono una base è finita, perché vale, praticamente ci siamo innestati sul teorema precedente, perché allora dico, questa è una base fatta da autovettori, e quindi prendiamo la matrice di passaggio, facciamo M-1 a M, e abbiamo visto prima che veniva diagonale.
abbiamo fatto prima, quando abbiamo preso la base fatta da autovettori, siamo passati dalla base fatta da autovettori alla matrice. Quando passo a una base fatta da autovettori, la matrice viene diagonale. È chiaro? Ok. Allora, quindi questo è l'unico punto delicato della questione. Rimane da dimostrare, dimostriamo che U con 1, U con n è effettivamente una base. Ok. Bene. Come si fa a dimostrare che una cosa è una base? Che n vettori sono indipendenti? Si prende una combinazione lineare che è uguale a vettore nullo e si fa e si deve dimostrare che i coefficienti sono tutti nulli. O no? Ok, allora prendiamo sia alfa con 1 u con 1 più alfa con 2 u con 2 più alfa con 3 u con 3 più alfa con n u con n uguale a vettore nullo. Siamo in Rn. Devo dimostrare che alfa con 1, alfa con 2, alfa con n sono tutti 0. Condizione di indipendenza lineare. Allora, prendiamo per esempio, vogliamo dimostrare che alfa con i è uguale a 0. Se dimostro che un generico alfa con i è uguale a 0, allora sono tutti 0. Allora facciamo a meno lambda 1, allora questo vettore lo chiamiamo u, vabbè è il vettore nullo, vabbè chiamiamolo u per me, per poi lo sappiamo che è il vettore nullo, però chiamiamolo anche u. Facciamo a meno lambda 1 per u, questo chi è? È alfa 1 a meno lambda 1 per u con 1 più alfa 2 a meno lambda 1 u con 2 più alfa n a meno lambda n u con n. O no? Ho applicato semplicemente il fatto che u era quella combinazione lineare. Poi siccome comunque è il vettore nullo, qualunque matrice moltiplicata il vettore nullo mi dà il vettore nullo. Siccome è il vettore, questo è il vettore nullo, qualunque matrice moltiplicata il vettore nullo mi dà il vettore nullo. Dall'altra parte, qui, posso ancora sviluppare. Allora, vediamo un po'. Il primo pezzo io dico che fa 0, fa il vettore nullo, perché a u con 1 fa lambda 1 con 1. Ricordate, u con i era l'autovettore relativa all'autovettore. Lambda 1 con 1, questo pezzo viene lambda 1 con 1, quindi questo pezzo fa 0. Gli altri no, perché mi viene alfa 2, a u con 2 fa lambda 2 u con 2. L'altro pezzo fa lambda 1 con 2, quindi mi viene lambda 2 meno lambda 1 con 2. Questo numero qua è diverso da 0 perché lambda 2 e lambda 1 erano diversi. Più qua mi viene alfa 3 lambda 3 meno lambda 1 u con 3 più continuo più alfa n lambda n meno lambda 1 scusate lambda 1
No, mi sono sbagliato. Lambda n meno lambda 1 uguale. Esatto. Perché qua ho sbagliato a scrivere. È lambda 1. Lambda n meno lambda 1 uguale. Quindi vedete, tutti questi numeri sono diversi da 0. Allora, di tutti i pezzetti ce n'è uno in meno. Qual è in meno? Il primo. Tutti gli altri pezzetti sono stati moltiplicati ciascuno per una costante diversa da 0. Mentre il primo pezzetto, allora, supponiamo di procedere fino a i meno 1. Che mi rimane? Quindi supponiamo di fare a meno lambda i meno 1 per a meno i meno lambda i meno 2. Vabbè, qua ci dovrei mettere i grande se per essere preciso, no? I grande. Per a meno lambda i lambda 1 i per. Allora, se iterate prima di tutto è il vettore nullo, per qualunque matrice moltiplicata a sinistra rimarrà sempre il vettore nullo, ma a parte il fatto di essere vettore nullo, che succede? Succede che ogni volta che applico uno di questi pezzetti mando a 0 il pezzo relativo con questo quello relativo a u con 1, con questo quello relativo a u con 2, con questo relativo a u con i meno 1. Quindi cosa mi rimarrà? Mi rimarrà alfa con i, qua mi viene il prodotto per j che va da 1 a i meno 1 di lambda j meno lambda i, anzi di lambda i meno lambda j, per u con i, più a con i più 1 per il prodotto per j che va da 1 a i meno 1 a i meno 1 di lambda i più 1 meno lambda j con i più 1, alla fine mi rimarrà più alfa con n per il prodotto per j che va da 1 fino a i meno 1 di lambda n meno lambda j u con n. Poi adesso che devo fare? Devo saltare quello con a meno lambda i, non lo applico e passo a quello appresso, quindi alla fine farò a meno lambda n i moltiplicato a meno lambda i più 1 i moltiplicato a meno lambda i meno 1 i moltiplicato a meno lambda 1 i lambda 1 i moltiplicato 1. Questo era e rimane il vettore nullo. Quindi ho applicato tutte le a meno lambda i per tutti gli autovalori, tranne l'autovalore iesimo. Alla fine cosa mi rimane? Se andate a fare il conto, come con quelli con i lambda j, con j minore di i, avevo ammazzato tutti questi vettori u con j minore di i, così con gli altri ammazzerò tutti questi vettori. Per esempio, quando andrò ad applicare a meno lambda n i al vettore un farà 0 e quindi questo pezzo farà il vettore nullo, quindi questo pezzo sparisce. Qualunque sia la costante che c'era davanti, il pezzo sparirà. Quindi alla fine mi rimarrà soltanto alfa i per il prodotto per j che va da 1 a n, però j diverso da i perché abbiamo detto che i l'abbiamo saltato, di
lambda i meno lambda j per u con i. Ora, cosa avete? Avete che è rimasto un unico pezzo. Questo è un vettore, è un autovettore, quindi è un vettore non nullo. Questa è una costante non nulla, perché siccome gli autovettori erano tutti distinti, questo è un prodotto di costanti non nulla e quindi non può fare 0. E poi c'avete alfa i. E tutto quanto deve fare il vettore nullo. Allora, qual è l'unica possibilità? Questo è il vettore non nullo. Questa è una costante non nulla. Per avere il vettore nullo, l'unica possibilità è che alfa i deve fare 0. Come l'abbiamo fatto per il vettore iesimo, i è un indice generico, quindi lo possiamo fare per qualunque alfa con i. E quindi tutti gli alfa con i sono 0. E quindi i vettori sono linearmente indipendenti. Cioè il concetto da... Qua bisogna partire dal concetto, memorizzare il concetto, che è facile e torna, e poi la dimostrazione, se vi serve, ve la ricavate. Il concetto è che autovettori relativi ad autovalori distinti sono indipendenti. Automatico. Autovettori relativi ad autovalori distinti sono indipendenti. Qua gli autovalori sono tutti distinti, gli autovettori sono tutti indipendenti. Ok? Bene. Un minuto ancora. Se adesso ragioniamo con gli autospazi, la cosa è simile, perché adesso io dico cercate di... non lo faccio in tutti i dettagli la dimostrazione, così non me la devo chiedere in tutti i dettagli, però vi voglio far capire come funziona, è esattamente la stessa cosa. Allora, chiamiamo E con lambda, anzi no, chiamiamolo V con lambda, perché E con lambda in genere si indica lo spazio generalizzato. V con lambda uguale insieme dei V di Rn, tale che AV è uguale a lambda V, tale che AV è uguale a lambda V. Ora, questi non sono solo gli autovettori, ci sta anche lo zero, vettore nullo, è ovvio, no? E questo è uno spazio vettoriale, questo è uno spazio vettoriale che chiamiamo V con lambda. Allora, abbiamo una matrice A appartenente a R, N per N, stavolta gli autovalori li contiamo in maniera diversa. Gli autovalori di A siano lambda 1 lambda k appartenenti a R. Cioè, supponiamo un'altra volta che gli autovalori sono tutti reali. Con molteplicità chiamiamole molteplicità chiamiamole n1 nk. Cioè cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il polinomio caratteristico di A, determinante di A meno lambda i, è uguale a lambda 1 meno lambda alla n1 per lambda k meno lambda alla nk. In particolare, queste si chiamano molteplicità algebriche,
in particolare n1 più n2 più nk deve fare n. Ok? Cioè la dimensione di tutto lo spazio deve essere la somma delle moltiplicità algebriche, cioè il grado del polinomio deve essere la somma delle moltiplicità, questo è ovvio. Poi che il polinomio sia fatto esattamente così, cioè che la costante davanti sia questa, poi lo vediamo a tempo opportuno. Cioè il polinomio, se andate a moltiplicare, inizia con meno 1 alla n lambda alla n, inizia sempre così. Perché? Perché quando fate l'unico elemento determinato dalla lambda, lambda i, che c'ha tutti i lambda, è meno lambda per meno lambda per meno lambda per meno lambda n8, che quando fa meno 1 alla n per lambda alla n. Quindi facendo un banale conto si verifica che qua non ci sono costanti appese, cioè se le radici sono quelle con quelle molteplicità, il polinomio caratteristico deve essere questo. Allora, case, queste sono le ipotesi. Allora, quella è una definizione e questa è una proposizione. Proposizione a che siamo arrivati? Questa era 4, 5, 6, ci mettete i numeri voi. Piangetto 1 ho cominciato più a non numerare più. Allora, proposizione, enunciato cosa? Qual è? Allora, primo fatto, la dimensione di V lambda I è minore o uguale di Ni. Questa qua si chiama molteplicità geometrica, questa è una definizione. Ok? Quindi le molteplicità geometriche sono sempre non superiori alle molteplicità algebriche. Secondo fatto, se la dimensione di V lambda I è uguale a Ni per ogni I compreso tra 1 e K, cioè se tutte le molteplicità algebriche sono uguali, allora e solo allora la matrice A è diagonalizzata. Ok? Ok. Allora, diciamo, questo qua lo facciamo senza dimostrazione, non facciamo la dimostrazione. Però fatemi dire più o meno perché è vero. Il motivo per cui è vero è questo. Allora, ci sono dei spazi più grandi, si chiamano spazi generalizzati. Quelli hanno per dimensione la dimensione uguale alla molteplicità algebrica. Ok? Allora, questi, allora, è quello, diciamo, è più difficile da dimostrare, però si può dimostrare. Allora, questi sono spazi più piccoli, quindi innanzitutto la molteplicità geometrica è inferiore, è minore o uguale alla molteplicità algebrica. Questa è la parte proprio difficile da dimostrare. Quando però le molteplicità algebriche e geometriche coincidono, che significa? Mettiamo che io avevo uno spazio di dimensione 8, cioè avevo tre autovalori, uno di molteplicità 3, uno di molteplicità 3 e uno di molteplicità 2. Se le molteplicità algebriche coincidono, vuol dire che uno ha uno spazio di dimensione 3, un altro spazio di dimensione 3 e un altro spazio di dimensione 2. Allora prendo tre vettori che sono la base del primo dello spazio, tre vettori che sono la base del secondo dello spazio e due vettori che sono la base del terzo autospazio. Li metto insieme e ottengo 8 vettori. Questi vettori, ragionando come prima, in maniera leggermente diversa, ma proprio leggermente, si verifica che sono 8 vettori realmente indipendenti. Allora, stiamo in R8, sono una base di tutto lo spazio e sono fatte da autovettori. Essendo una base fatta da autovettori, la matrice è diagonalizzata. Fine. Chiaro? Quindi, diciamo, il tutto non sarebbe neanche difficile, è un po' complicato da formalizzare, tutto qua. Per non rendervi
la vita complicata, insomma, non troppo complicata, diciamo, lo diamo senza dimostrazione. Però sostanzialmente non è molto diverso dal ragionamento di prima. È casomai un attimino più complicato capire che le molteplicità geometriche non superano mai, in nessun caso, le molteplicità algebriche. Ok? Va bene. Mo'